La cosa che mi ha colpito abbastanza è stata questa. Diciamo che viene detto sul giornale, fanno tutti così. E, diciamo, le cose, diceva anche prima di Fabrizio Alvegli, non mi ricordo, dice le cose, quello che uno guadagna sono atti pubblici. E appena uscita questa cosa della fine dell'est è successo il pandemonio, è stata cagata. Come? Rispetto a cosa? Della maggioranza. Fanno tutti così, nessuno sa che è successo il pandemonio perché c'è la caccia a chi è stato a dire questa cosa qua. Ma allora. No, neanche tanto delle quinte. No, ma la cosa che mi stupisce è se fanno tutti così, e siccome non credo per quale motivo uno deve essere così scandalizzato dal fatto che. Cioè, se l'hai fatto, eri convinto di quello che facevi, invece è successo il pandemonio da questa cosa qua. Quindi vuol dire che insomma, partivano già svantaggiati rispetto a questa cosa, mettiamola così, no? Posso dire due cose al volo e poi credo che possiamo chiudere che c'è il consiglio. Allora, sugli sprechi della politica i 30. Facciamo 35 delegati, no? Ah, sono più tanti. Sì, sono più di 30. Secondo me saranno sì. Ce n'è una molto attiva. Allora, vogliamo immaginare cosa può fare un delegato, no? Cioè se io gli ho dato le stellette, intendo io presidente, gliel'ho date esclusivamente per dire vabbè, c'hai questa prebenda, vai in giro, fatti il bigliettino da visita, spero che se lo faccia da solo. Ho scritto delegato del presidente ai gnocchi. E tu vai in giro e ti copri con questa stelletta. Quando sono 35, a parte il danno politico che fanno della maggioranza, il danno politico, perché è chiaro che quelli gireranno e diranno delle cose per nome e per conto dell'amministrazione. E è impossibile che quelle cose siano tutte concordate con l'attuale maggioranza. È impossibile. Quindi ognuno dice la sua. Poi c'è quello più bravo, quello meno bravo, c'è quello che non dovrebbe neanche essere avvicinato alla politica, non delegato, neanche avvicinato. Cioè uno dovrebbe, conoscendolo dovrebbe mettere una zona rossa con il municipio, non ti avvicinare perché fai solo danno e fai il delegato. Allora, quando queste persone usano gli uffici dell'amministrazione, perché li usano chiedendo agli uffici di fare cose, o chiedono di sapere cosa, usano telefoni, fax, fotocopiatrici, quello che serve, perché la politica è fatta di queste cose, no? Come si fa a dire che non sono un costo? Io dico non solo che sono un costo, ma sono uno spreco. E aggiungo un'altra cosa, quando qualcuno utilizza questa roba soltanto ed esclusivamente perché deve dare un riconoscimento, ci sono tanti modi per dare riconoscimenti, non è che uno gli deve dare la delega, insomma, forse sarebbe il caso che gli dai il riconoscimento giusto, se hanno lavorato per te nella tua campagna elettorale. Io ho sempre fatto così, Vittorio Albedi, Cremonesi, Contartese, Grassi, hanno sempre fatto così, a quei cittadini che ci hanno dato una mano, i cosiddetti, non i voti, la famiglia, no? Ma quelli che lavorano, ce n'abbiamo una come Doriana che quando ha smesso di fare il consigliere ha sempre sostenuto nelle campagne elettorali dei candidati portandogli un numero di voti anche importanti, ma non è che uno gli ha dato la delega, gli ha dato le risposte che lei chiedeva per i cittadini. Infatti la cosa che più mi metteva in apprensione quando ero presidente e che spesso chiedevo a chi collaborava con me, ma erano gli assessori, presidente delle commissioni, i consiglieri e 7 delegati, tra cui mi sembra che erano 2 consiglieri municipali, quindi no. Esterni erano veramente un numero controllato. Di più, pure il Gasparetto Rossi, quindi erano quasi tutti i consiglieri municipali, poi c'erano a cui era stata data una delega perché io avevo una classe politica importante, capace, diciamo, e quindi anche a loro veniva dato un ruolo su specifiche materie, che se voi andavate a guardare erano tutte materie che conoscevano bene, non come si dice presidente a piripacchio, bene. La cosa che mi angosciava di più era quando una persona che aveva portato al sottoscritto o a un candidato o a un partito un numero di voti importanti era la tematica del territorio, quando mi diceva oh noi vi avevamo votato, ci volete rispondere? Questa era la cosa che mi metteva in attenzione, esatto contrario di quello che è accaduto a Corcoglio,
i due delegati fanno un manifesto falso che nessuno ha pagato, perché hanno scoperto che ne ha pagato il presidente, ne ha pagato uno dei due delegati, non l'ha pagato l'altro delegato, i manifesti si sono auto realizzati, si sono auto attaccati al muro. Esatto. Quindi vedi, i disprechi della politica veramente sono questi. E immaginate adesso con questa nuova norma, ritorno da dove sono partito, con questa nuova norma, se i concetti di delega funzionano in questo modo, e figuriamoci per avere un delegato uno fa tutta sta roba e magari non serve quasi a niente, figuriamoci per avere un consigliere che magari nella sua capacità c'ha 500, 600, 700, 800 voti, il mercato delle vacche, siamo pronti al mercato delle vacche, questo è bene che i cittadini lo sappiano, noi contribuiremo con quello che scriveranno i giornali e con quello che manderemo su Facebook, su YouTube, credo anche su Facebook, insomma, perché? Perché i cittadini si devono rendere conto che i primi censori del nostro lavoro non dobbiamo essere noi, ma devono essere loro, perché se no tra noi si annideranno sempre i furbi, e i furbi non li possiamo. Io ho fatto una battuta prima ai due colleghi, qual è la categoria sociale dei lavoratori che prende meno diciamo di paga oraria? Forse le donne di pulizia prendono, credo, 6-7 euro l'ora, 6-7 euro l'ora. Bene, se a noi, a quelli come noi che fanno politica seriamente, ci pagassero a ore, costeremmo più del doppio di quello che ci danno, a ore, pagandoci come il minimo sindacale, diciamo, il minimo sindacale messo. Quindi è evidente che c'è una distorsione di altro tipo. Quindi si vuole da una parte il politico giustamente, corretto, onesto e capace, presente ovviamente, quello senza dubbio, e dall'altra poi si tenta di far passare un'operazione che sono sprechi. No, gli sprechi si sa dove stanno e si possono colpire, tant'è che noi abbiamo mandato una lettera al Presidente della Repubblica in cui abbiamo fatto una nostra proposta. Purtroppo il decreto mille proroghe non è arrivato al Presidente della Repubblica nella forma che sapevamo, perché come dire, sapevamo che il Presidente era molto adirato e quindi hanno evitato di mandarlo. Però noi, come dire, delle proposte sensate le facciamo. Mi rendo anche conto che è difficile per tutti i consiglieri fare discorsi di questo tipo, perché coerenza e rettitudine morale devono essere alla base di un tipo di ragionamento, perché sennò vedresti subito tu proprio parli. E a noi è difficile che qualcuno ci possa dire tu proprio parli, perché come dire, abbiamo fatto della, sto per dire una cosa che sembrerà eccessiva, insomma, una sorta di missione, le nostre famiglie, le persone che ci vogliono. Io per incontrare un amico devo guardare la gente, se no lo posso incontrare, invece vedo altre che insomma hanno tanto tempo per diversivi e divertimenti, quindi hanno il tempo e anche i denari per farlo, e c'è qualcosa che non funziona. Però nascondersi dietro la legge lo consente, la legge lo consente, moralmente è una cosa che non mi piace, insomma. O almeno non fa. Grazie.